Buongiorno, siamo qui per premiare la sperimentazione avvenuta con successo del comune di Monpeo, che ha sperimentato per tutta l'estate un sistema nuovo di conteggio della tariffazione. Premiano le società Giunco e Meno Rifiuti e viene a ritira il premio Angelo Di Campri, direttore tecnico di Sapro, di Rigestore, per conto del comune di Monpeo. Si salve, porto il saluto del presidente della Sapro, dell'intero consiglio di amministrazione e dei cittadini del comune di Monpeo che hanno aderito a questo progetto. È stato un progetto sperimentale e abbiamo fatto in modo che, come società Sapro, che tutti i contenitori venivano puntualmente, erano taggati e poi letti, e quindi abbiamo rilevato, diciamo, il conferimento puntuale di ogni singolo cittadino. Da questi cittadini poi abbiamo, tramite le società, abbiamo visto il cittadino, diciamo, più virtuoso, e mi farò da tramite adesso per tornare lì in provincia di Rieti e consegnare questi due premi ai cittadini che sono stati meritevoli. Allora, i cittadini sono Roberto Moranti, sempre di Monpeo, e poi abbiamo il signor Sergio Collepiccolo, che sono stati i primi e più virtuosi, quelli che hanno separato e raccolto più materiale. Il secondo riconoscimento, che ci fa particolarmente piacere, è premiare il comune campione di Junker, cioè il comune che ha usato più estensivamente Junker, grazie ai suoi cittadini che hanno imparato a differenziare direttamente con Junker, e ritira il sindaco di Vittoria, che è qui presente, e ringraziamo di essere venuto a ritirare il premio. Grazie a voi. Noi abbiamo iniziato nel marzo dell'anno scorso e grazie anche a Junker, che è un'applicazione per noi molto molto importante, ancora oggi è scaricata e utilizzata in maniera incredibile. Siamo passati dal 2% al 54% in un solo mese. Siamo tra le città più virtuose in tutta la nostra regione, quindi per noi è una soddisfazione enorme, e volevamo ringraziare veramente tutti i ragazzi che hanno programmato Junker, che ci hanno seguito, perché non è stato facile, ma è un'applicazione utilissima per la gente, che ha iniziato a differenziare in maniera corretta con anche una classe di rifiuto altissima, e questo dimostra l'utilità non soltanto del sistema di raccolta differenziata porta a porta, ma anche di un'applicazione che aiuta i cittadini realmente e che li segue passo per passo. Grazie sindaco, consegniamo una targa che ricordo. Voi siete il primo e unico campione Junker in carica tutt'oggi, tenete alto il livello e speriamo l'anno prossimo di ripremiarvi ancora. Grazie, grazie mille, grazie. Grazie intanto dell'invito. Ascoltando questo tavolo mi sento un po' il brutto anatroccolo, perché oltre ad essere l'unico rappresentante maschile di questo tavolo, quindi intanto è doveroso, anche perché si capisce ed è evidente la differenza anche tra quello che è il nord e il sud. Ci sono ritardi ampi, molto ampi, dovuti alla politica, e parlo da politico, quindi mi assumo tutte le responsabilità, perché quando, ad esempio, faccio un piccolo esempio, prima ascoltavo la dottoressa Fusco, molto interessante, ma quando spesso gli uffici regionali pensano, ad esempio, che un programma, una misura europea come l'agenda urbana, no? Il mio comune è stato selezionato nell'agenda urbana, abbiamo 17 milioni di euro a disposizione, che per noi è quasi metà del nostro bilancio, e poi magari parlando con gli uffici della regione ci dicono che noi per la mobilità sostenibile non possiamo acquistare gli autobus, e quindi diciamo, allora come me la faccio una mobilità sostenibile? Ecco, c'è anche molta difficoltà negli uffici per conoscere questo, e forse su questo bisognerebbe intervenire ad altri livelli. E la differenza fra nord e sud è dato appunto che in questo mondo, no? La cosa più green che noi possiamo offrirvi è la raccolta differenziata, che probabilmente per altri è poco, per noi è una rivoluzione, perché vi assicuro che in Sicilia vedere la raccolta differenziata per la prima volta è assistere alle scene che voi avete visto nei film di Ficarra e Picone nell'ora legale, no? Dove la buccia di anguria non sappiamo dove buttarla. Questo è quello che avviene in tutte le famiglie, ma penso che sia avvenuto anche al nord, quindi questo qua è assolutamente normale. E vedendo le difficoltà, io mi sono insediato nel giugno del 2016 e nel luglio del 2016, quindi a distanza di 15 giorni dal mio insediamento, è scoppiata l'emergenza rifiuti in Sicilia, perché le discariche, noi siamo ancora con le discariche, erano assolutamente sature, e quindi da lì
c'è stato quasi un obbligo da parte delle varie amministrazioni a passare alla raccolta differenziata, perché sono stati diminuiti anche i limiti di conferimento dei rifiuti. Noi abbiamo avuto la felice idea nel febbraio del 2017 di credere nel sistema della raccolta differenziata porta a porta con un sistema spinto, e così avevamo il bisogno però di trovare, ecco, un partner, qualcuno che ci aiutasse nella comunicazione, perché non era certamente facile, perché probabilmente la città a quel momento noi pensavamo non fosse pronta, invece sbagliavamo. E grazie a Junker, che è questa applicazione, abbiamo ottenuto dei risultati incredibili. Noi nel febbraio 2017 avevamo una percentuale di raccolta differenziata del 2%, parliamo di una città di 63.000 abitanti che è divisa in due zone, diciamo. Noi abbiamo un borgo marinaro a 12 km di distanza, dove in inverno abbiamo 2.500 abitanti, ma che in estate si aggira sulle 30-35.000 presenti. Per capirci, stiamo parlando nella zona di Montalbano, quindi ogni qualvolta vedete voi un film di Montalbano state parlando della mia città, orgogliosamente. E quindi abbiamo iniziato gli incontri con la popolazione, con la comunicazione social. Io mi permetto di dire che ho preso tutto il mio staff di gabinetto e l'ho messo a fare comunicazione per parlare con i cittadini fisicamente, e dal punto di vista dei social abbiamo aperto pagine social, Facebook, Telegram, tutto quello che era possibile aprire noi l'abbiamo fatto. E poi abbiamo acquistato l'applicazione Junker, che per noi è stata veramente fondamentale. E ve lo dico perché i numeri sono importanti. Soltanto nel primo mese, noi abbiamo iniziato il 10 marzo più o meno con Junker, su 63.000 abitanti abbiamo raggiunto il 24%, ma soprattutto abbiamo raggiunto due terzi delle famiglie. Cioè non esisteva praticamente, almeno due famiglie su tre avevano scaricato l'applicazione. E questo ci ha permesso di far conoscere facilmente il sistema della raccolta differenziata, perché per chi non conosce l'applicazione c'è un riconoscimento del codice a barre molto molto semplice e intuitivo. Basta metterlo sopra il codice a barre e ci dice dove, come va suddiviso il rifiuto e che tipo di rifiuto è. E più si può fare una ricerca manuale, ci sono i vari simboli. E poi devo dire che ricordava quotidianamente invia una notifica per ricordare che oggi ad esempio si deve uscire l'organico, si deve uscire l'indifferenziato, si esce la plastica. Quindi all'inizio è stato veramente fondamentale, quindi ricorda i calendari, ha ricordato tutto e tutti i servizi, perché poi ci permetteva anche di dava al cittadino la possibilità di segnalare le discariche abusive, che diciamo è una cosa quasi normale quando si inizia purtroppo per la prima volta il sistema della differenziata. E tutto, ecco, questa qua è sempre la pagina Facebook dell'assessorato ecologia, dove noi il 20 marzo avvertiamo che da quella notte iniziava la differenziata, il porta a porta. Per noi è stato un trauma, perché abbiamo fatto scomparire i cassonetti stradali tutti quella notte, quindi l'indomani mattina o si faceva il porta a porta o non si sapeva dove buttare la spazzatura. Questo è stato il concetto. Però devo dire che i risultati sono stati importanti, perché soltanto nel mese di marzo, quindi stiamo parlando in 20 giorni, su Junker i vittoriesi hanno fatto quasi 252.000 ricerche, hanno cercato i punti di raccolta per ben 17.000 volte e hanno segnalato nuovi prodotti, perché alcuni prodotti non erano registrati, potevi segnalarli facendo una fotografia e inviandolo, vi assicuro che è tra l'altro velocissima, è un'applicazione geniale. E il risultato è stato, nel primo mese siamo passati dal 2% al 54% di raccolta differenziata. E guardate, per noi è stato sconvolgente, anche perché nessuno si aspettava una percentuale così alta. Noi nel primo mese siamo diventati la terza città della Sicilia, quindi questa è una cosa che mi rende molto orgoglioso, e questa poi è una crescita abbastanza costante. Mi blocco a luglio, perché a luglio di quest'anno, quindi sapete che è successa l'altra emergenza rifiuti in Sicilia, perché dopo aver chiuso le discariche l'anno scorso, la regione ha deciso di chiudere anche i centri di compostaggio. No comment. È finito. Da ieri c'è un nuovo presidente. Speriamo che ci sia una cultura, senza attaccare potenza, ci sia una nuova cultura del rifiuto, perché non è possibile pensare ancora che siamo senza centri di compostaggio e senza discariche.
questo è quello che avviene in Sicilia. Ecco, quindi quando vi parlavo, no? Voi vi ascoltavo, che è molto bello quello di cui voi parlavate, noi ci stiamo lavorando grazie ai bandi europei, però questa è la situazione, no? Si lavora tanto, si cerca di creare molta educazione anche civica nei confronti del cittadino e poi però ci ritroviamo nel dover unire umido e indifferenziato perché non abbiamo i centri di compostaggio, no? Questa è un po' la follia. Però in questi 5 mesi noi abbiamo ridotto assolutamente le tonnellate di indifferenziato e nel periodo estivo, questa è una cosa molto importante, noi abbiamo chiesto e i ragazzi di Junker sono stati gentilissimi di avere la possibilità della traduzione in inglese, francese e tedesco proprio per la presenza turistica che è molto, molto grossa, sono stati assolutamente perfetti e tra l'altro chiunque viene in città può scaricare questa app gratuitamente e avrà le indicazioni del sistema porta a porta della città di Vittoria perché è diverso il calendario eccetera eccetera. Questo, come potete vedere, è un'altra cosa particolare. Come vedete, le prime, quelli più scuri, diciamo, sono le ricerche che venivano fatte normalmente. Quella più chiara, sottofondo, sono il numero di richieste che avveniva in estate. Cioè si passava da 50 richieste al giorno, per capire il tipo di prodotto che andava differenziato, a circa 300-350, perché poi anche in estate non soltanto l'afflusso turistico, ma anche il diverso tipo di alimentazione che c'è in estate, che è diverso da quella invernale, comportava un maggior numero di domande. Quindi questo è quello che noi abbiamo fatto, per noi è stato fondamentale, vi assicuro che adesso noi siamo diventati modello in Sicilia, quindi penso che Junker sotto questo punto di vista ha guadagnato molto di più grazie anche al Comune di Vittoria, quindi ci chiederemo di essere retribuiti per questo, ma è stata un'esperienza incredibile. Guardate, per noi è molto importante, su tanto altro noi siamo a lavorare in Sicilia sull'efficientamento energetico, sull'agenda urbana, però è un percorso lunghissimo. Io vi ripeto, mi sono insediato 1 anno e mezzo fa, le prime società che ho incontrato erano le ESCO che dovevano partire con l'efficientamento energetico, è passato 1 anno e mezzo e ancora incontro le ESCO con l'efficientamento energetico ma non si vede, quindi la speranza è quella che qualcosa possa cambiare realmente, ma lì si ha bisogno di un'inversione di tendenza fortissima, ma secondo me occorre anche un intervento normativo molto ma molto forte per tutte quelle regioni che sono ancora indietro e che non permettono poi lo sviluppo sostenibile delle città, perché non può essere un sindaco, un assessore a trasformare una città se non ci sono le istituzioni e gli organi sovraordinati ad aiutarci. Grazie. Siamo con sempre qui a Ecomondo, Giovanni Muscato, sindaco di Vittoria, che è stato premiato da Junker. Perché è stato premiato? Ma siamo stati premiati perché Junker è un'applicazione e il 90% dei cittadini vittoriesi, stiamo parlando di circa 67.000 abitanti, il 90% delle famiglie vittoriesi hanno scaricato l'applicazione. Anche grazie a Junker noi abbiamo ottenuto dei risultati veramente incredibili, siamo passati in un mese dal 2% al 54%, siamo una delle società più virtuose della regione Sicilia, quindi penso che questo riconoscimento lo prendo io, ma va soprattutto comunque ai cittadini vittoriesi e a tutti coloro che mi hanno collaborato anche nel mondo della comunicazione, dallo staff di gabinetto, ma anche a coloro che poi quotidianamente si impegnano a ritirare e a raccogliere la spazzatura, e quindi alla ditta, al direttore Mancuso, al tecnico sì, alla dirigente principali. È un lavoro di squadra che stiamo portando avanti e vogliamo crescere ancora di più. Il comune Vittoria dove si trova e quanti abitanti ha? Comune di Vittoria si trova in provincia di Ragusa, quindi nel profondo sud, nel sud-est della Sicilia, e ha 67.000 abitanti. E diciamo che una delle questioni che hanno portato anche al 54% della differenziata è soprattutto l'estate, perché il vostro è anche un paesino turistico. Come avete sviluppato la raccolta differenziata, specialmente per quel tipo di cittadini che vengono lì in vacanza? Ma noi abbiamo portato un sistema di porta a porta spinto, quindi abbiamo eliminato i cassonetti stradali, ma l'applicazione Junker ci ha aiutato tantissimo, perché chiunque viene a Vittoria può scaricare gratuitamente l'applicazione e quindi non soltanto gli viene spiegato come si differenzia, ma quotidianamente vengono avvisati con una notifica con il calendario, quindi anche per chi viene da fuori, chi è straniero, tra l'altro l'applicazione per fortuna traduce tutto sia in inglese, in francese e in tedesco, quindi anche i turisti che arrivano hanno la possibilità di conoscere il nostro sistema e devo dire che anche nel periodo estivo, dove da Scoglitti, che era il nostro borgo marinaro, passiamo da 2500
residenti a 30.000 presenze estive non abbiamo avuto nessun tipo di problema, anzi abbiamo incrementato ancora di più la percentuale. I vostri sono i territori di Montalbano? Esatto, il mitico Salvo Montalbano. Questo è un consiglio anche per gli altri comuni, specialmente nelle zone costiere dove hanno appunto un flusso turistico elevato, per fare la differenziata anche in vacanza? Sì, allora io penso che molto dipenda dalla volontà dell'amministrazione e dalla capacità dell'azienda, perché se si ha voglia la differenziata si fa ovunque, se si cambia sistema da porto a porto, si passa alle isole ecologiche e viceversa, secondo me si crea molta confusione. Queste poi sono scelte amministrative. Io ripeto, noi viviamo questa situazione, l'abbiamo vissuta in estrema serenità e con grandissimi risultati. Quindi da poco tempo la maggioranza all'Assemblea siciliana è cambiata e adesso c'è Musumeci. Cosa chiede alla nuova maggioranza? Ma guardi, noi dal punto di vista del problema ambientale dei rifiuti siamo all'anno zero in Sicilia, una regione che ha le discariche sature, che adesso in quest'estate ha chiuso addirittura anche i centri di compostaggio. Sotto questo punto di vista abbiamo dei folli che hanno governato la Sicilia dal punto di vista ambientale, perché hanno distrutto un'intera regione. Io questo qua lo dico e me ne assumo la responsabilità, ma l'ho detto in tanti articoli, perché pensare che le città che fanno la differenziata oggi non hanno dove portare l'umido perché c'è il centro del compostaggio chiusi, no? E nessuno ha pensato ad aprirle dei nuovi, e nessuno pensa ancora a nuove tecnologie, a nuove logiche. Quindi io spero e sono convinto e fiducioso che Musumeci sotto questo punto di vista dia una forte inversione di tendenza, però bisogna avere il coraggio di investire su questo. La Sicilia è bellezza, la Sicilia è turismo, ma dobbiamo fare trovare una città pulita, moderna e anche innovativa. Perché i problemi sono tanti, dal trasporto pubblico locale alla questione ambientale, alla questione idrica soprattutto. Bisogna lavorare tantissimo sulla questione idrica, ci sono dei problemi enormi nel sud Italia, da Roma in giù, ma lì occorre che il Ministeri, quindi il governo nazionale, il governo regionale, ma anche l'Europa, si sveglino e ci diano la possibilità di investire. Abbiamo bisogno di bandi, abbiamo bisogno di contributi, abbiamo bisogno di finanziamenti. Le amministrazioni locali non hanno i bilanci adatti per poter rifare le condutture idriche, che credetemi è un problema grossissimo, perché in media il 50% dell'acqua si perde, quindi è un problema veramente enorme e sono convinto che scoppierà ancora di più, in maniera ancora più flagrante, nei prossimi mesi. Il vostro comune investe, avete un assessorato o comunque chi si occupa dei bandi europei? Noi abbiamo non soltanto un assessore, ma soprattutto abbiamo un dirigente ad hoc che si occupa della programmazione comunitaria. Solo quest'anno il Comune di Vittoria è riuscito a partecipare a bandi per circa 30 milioni di euro, quindi è una cosa positiva. Chiaramente i risultati si vedranno fra 2-3 anni, quando poi si realizzeranno le opere, ma il fatto che una piccola città del sud riesca a partecipare, che addirittura in alcuni bandi europei è diventata anche portatrice di buone pratiche amministrative, questa è una cosa che ci rende felici. Sappiamo che il percorso è lunghissimo, perché i ritardi accumulati in passato sono enormi, ma da qualche parte bisogna partire, quindi siamo partiti dai finanziamenti europei e siamo veramente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. E speriamo che si vedranno a breve i risultati, grazie di tutto. Speriamo di sì, grazie a voi.